Buonasera dal TG6. Mancano meno di 2 mesi per il referendum costituzionale. Allora, come annunciato dal governo Renzi, tantissime le visite in Italia per la campagna del sì al referendum. E in Abruzzo oggi è stata la volta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti. Noi c'eravamo con Andrea Costantini. Non c'è solo la riforma costituzionale e la campagna per il sì al referendum confermativo del 4 dicembre nell'agenda del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti. Il braccio destro del Premier Renzi questa mattina a Teramo ha incontrato il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, per discutere la situazione delle scuole e della loro messa in sicurezza, anche a seguito del sisma dello scorso 24 agosto, e dei fiumi, con la priorità disinquinamento. Lotti ha anche incontrato una platea di imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo teramano e regionale, con i quali è stato affrontato il tema della manovra economico-finanziaria appena impostata dal governo e di come Roma e L'Aquila assieme possano dare una mano alla ripresa economica regionale. Quando è un'occasione nella quale ci si confronta è sempre un'occasione positiva, ripeto, ne parleremo, ascolteremo, la politica ogni tanto deve anche ascoltare, noi siamo qui anche per ascoltare, ci confronteremo e cercheremo di capire come possiamo dare una mano, come governo e come Regione Abruzzo. Abbiamo già firmato con il Presidente un patto istituzionale che prende degli impegni reciproci, se ci sono altre cose sul tavolo ne discuteremo insieme a lui, come abbiamo fatto per il patto con la Regione Abruzzo, faremo per le nuove situazioni che il Presidente vorrà porci. Come detto, con il presidente D'Alfonso si è discusso di scuole e fiumi, ma anche di tutta la partita aperta dal governo sulla riqualificazione delle periferie. Entrare all'interno del dossier periferie, finanziamenti per la riqualificazione delle periferie dell'Abruzzo. C'è un piano che Renzi ha messo in campo e l'Abruzzo merita di starci. Su questi tre problemi parlerò a più riprese con Lotti, che rappresenta l'agenda, gli argomenti che pervengono a successo. Perché lui riesce a fare questo? Perché sta sul pezzo 24 ore al giorno. Io pensavo di essere un lavoratore, ma paragonandomi alle ore di lavoro di Lotti, francamente sono quasi un gaudente. E ieri invece è stata la volta del ministro dell'Interno Angelino Alfano a Teramo per parlare, anche lui in questo caso, del suo sì al referendum. Vediamo. Nessun ideale scritto nella nostra Costituzione viene toccato o intaccato, così il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ieri a Teramo ha partecipato al convegno La riforma costituzionale e il Senato delle Regioni, organizzato dal suo partito, il Nuovo Centrodestra, per spiegare le ragioni del sì al referendum del prossimo 4 dicembre, che deciderà il destino della riforma costituzionale voluta dal governo Renzi. C'è un treno che ha come destinazione il cambiamento e noi questo treno lo vogliamo prendere anche perché è l'ultimo. È una grande bugia quella di chi sostiene che subito dopo il fallimento eventuale di questa riforma se ne fa subito un'altra. L'ultimo tentativo fu 10 anni fa con la devolution del centrodestra, di Berlusconi. Di Bossi sono passati 10 anni per un altro tentativo, stavolta ne passeranno 20 o 30. È una chance da non sprecare per chi vuole diminuire i posti dei politici, diminuire i costi nelle istituzioni, rendere il procedimento legislativo più veloce. Quello che trovo più ingannevole nella pubblicità e nella propaganda del no, che per carità è legittima, è il fatto di dire che comunque c'è bisogno di una riforma e si farà subito dopo che avremo votato no. Ma insomma è chiaro che chi dice questo è in malafede o è ignorante, trascura il fatto che in 40 anni non si è riuscito a fare, che per far questa ci sono voluti 3 anni di mediazione parlamentare e ci vorranno ancora anni di mediazione parlamentare, perché sono 1000 parlamentari che dovranno decidere la riforma costituzionale. Per quanto riguarda il Senato delle Regioni, si eleggeranno quindi 71 consiglieri regionali in tutta Italia e 19 sindaci. Di questi 71, un consigliere regionale dell'Abruzzo sarà senatore e un sindaco dell'Abruzzo sarà senatore. Il Senato non avrà più il potere di dare o togliere la fiducia, né vota il DPF, il documento di programmazione economica e finanziaria, ma semplicemente entrerà in alcune leggi che sono quelle che della regolazione del rapporto con l'Europa, col Parlamento, con le regioni. Nell'ambito del convegno a cui hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone, il deputato Paolo Tancredi e il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio hanno presentato il comitato Insieme si cambia Teramo, gruppo che sarà composto da professionisti, imprenditori, studenti della società civile.
E ora andiamo all'Aquila. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della chiusura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della sede abruzzese dell'INGV e la smentita arriva proprio dagli addetti ai lavori. Ci dice tutto Daniela Rosone. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che all'Aquila sede in pieno centro storico nei pressi di Piazza Duomo, non lascerà la città dell'Aquila. Le notizie degli ultimi giorni, in effetti, che avevano parlato di una paventata chiusura, secondo l'INGV stesso, sono prive di fondamento. Ci sarà per ora soltanto uno spostamento negli uffici di Porta Napoli, poiché la ricostruzione del centro storico rende difficoltoso l'accesso nell'attuale sede da parte del personale. L'INGV Aquilano è una sede storica, nata nel 1958 in occasione dell'anno geofisico internazionale attorno all'osservatorio geomagnetico di Preturo, il primo in Italia. Un tema comunque che resta ancora caldo nonostante le rassicurazioni e che ha sollevato la levata di scudi dei pentastellati. Ora l'argomento approderà comunque in consiglio regionale dal momento che il consigliere del Movimento a 5 Stelle Riccardo Mercante presenterà un'interrogazione al presidente della regione Luciano D'Alfonso. La sede dell'istituto, ha ricordato Mercante, si era sviluppata in realtà grazie al progetto Abruzzo, con un accordo di programma tra il MIUR e la regione stessa. Una sede fondamentale questa in un territorio come quello aquilano, dove ogni giorno ricercatori, ingegneri, geologi e fisici svolgono attività di ricerca nel campo della sismologia applicata, con contratti a tempo determinato. L'INGV, stando alle indiscrezioni, è ancora in attesa della formalizzazione di un nuovo rapporto di collaborazione con la regione Abruzzo. Senza questo, ovviamente, si andrà necessariamente incontro ad una significativa riduzione delle attività di ricerca e probabilmente anche ad una riduzione dell'organico. Per questo, Mercante ritiene opportuno intervenire in tempo, affinché non si piangano poi altre vittime. E c'era attesa a Teramo oggi per la commissione di garanzia e controllo, giornata nella quale tra i temi di cui discutere c'era quello della TEAM, la Teramo Ambiente. A fine della giornata è stato tutto rinviato. Ci racconta tutto Elisa Leuzzo. Commissione questa mattina rinviata, giusto? Rinviata, c'era l'indisponibilità del presidente Bozzelli, quindi sostanzialmente abbiamo soltanto consegnato dei documenti, che sono documenti scambiati fra la Teramo Ambiente e il Comune di Teramo, inerente all'oggetto dell'ordine del giorno odierno. Si tratta semplicemente della documentazione relativa al crediti inesigibili, per i quali nel PEF 2016 era stato fatto un provvedimento da parte del Comune di Teramo ritenendo di non inserirli, e pende un giudizio innanzi al TAR e il Comune ha confermato che ritiene opportuno che sia il TAR a decidere. E poi è stata consegnata, ma solo ai consiglieri, perché ovviamente è una cosa riservata, la bozza di transazione proposta dalla TEAM al Comune di Teramo in merito a tutti i debiti pregressi dal 2010 ad oggi. Questa è la situazione in generale? È la situazione in generale. Io l'auspicio è che si riesca a risolvere le questioni in via conciliativa. È evidente che non è che si può aspettare sine die, insomma, la trasmissione c'è stata della bozza di transazione il 28 giugno del 2016, visto che le commissioni hanno chiesto chiarimenti, ho ritenuto opportuno fornire a tutti i consiglieri comunali, sia maggioranza che opposizione, questa bozza di transazione affinché poi sia il Consiglio Comunale a decidere in merito ad essa. Sono due parti, una parte è la Teramo Ambiente e l'altra è il Comune di Teramo, quindi è evidente che debba essere il Consiglio Comunale a valutare la legittimità, la convenienza o meno di questi accordi. Per quanto riguarda la sua permanenza in Team? Ma decidono i soci. Giornata di consiglio comunale oggi a Chieti. Allora, su proposta dei consiglieri comunali di Forza Italia e all'unanimità è stato votato, gettone di presenza dei lavori della giornata odierna sarà devoluto a tutte le popolazioni terremotate colpite dal sisma del scorso mese di agosto. Paolo Renzetti. Consigliera Mico Monaco, oggi è arrivata la proposta in consiglio comunale da parte sua e del suo partito di prendere in considerazione una proposta dell'ANCI e di devolvere il gettone di presenza del consiglio comunale di oggi a Chieti in favore delle popolazioni terremotate. Sì, ci è arrivata questa proposta da parte dell'ANCI, un ordine del giorno di solidarietà verso i comuni terremotati del centro Italia. Lo abbiamo modificato ed integrato, quindi oltre
a devolvere il gettone di presenza per quanto riguarda l'ANCI. Abbiamo deciso anche di dare l'opportunità di scegliere e dare altre due opzioni, quindi di devolverlo alla Protezione Civile, sempre con causale emergenza terremoto Centro Italia con i rispettivi codice IBAN, e ad altre associazioni private, quindi non un obbligo di devolverlo per forza all'ANCI, ma dare l'opportunità e fare un gesto per non essere indifferenti. E a Pescara questa mattina gli studenti del liceo scientifico Da Vinci hanno protestato, una protesta pacifica per chiedere una sede nuova dopo lo sfratto avvenuto nella sede di via Vespucci a causa dell'inagibilità delle aule. Allora vediamo. Manifestazione degli studenti del Da Vinci qui alle nostre spalle. State andando in provincia, perché manifestate? Sì, stiamo manifestando per dimostrare a tutta la cittadinanza un disagio che viviamo da tempo. Fino ad ora abbiamo dato fiducia alle istituzioni, ma la fiducia è stata negata, solo promesse non rispettate, e quindi adesso vogliamo riprenderci una sede per i nostri ragazzi di Porta Nuova. Vogliamo un attimo spiegare qual è il problema? Allora, i ragazzi attualmente sono ospitati al liceo classico, ma loro non hanno una sede fissa. Ospitati, quindi non hanno le condizioni per fare scuola, non hanno aule, hanno aule piccole. Ringraziamo il classico che è stato veramente generoso a metterci a disposizione la loro scuola, ma noi vogliamo un'identità. Noi siamo il liceo scientifico Leonardo da Vinci e vogliamo rimanerlo. Fino all'anno scorso eravate ospitati nei locali di Viale Vespucci? Sì, eravamo nei locali di Viale Vespucci da ormai 7 anni, dove la provincia pagava un affitto, dopodiché l'affitto non è stato più possibile pagarlo, e quindi ci avevano detto che ci spostavano a Piazza Grue già dall'anno scorso, ma l'anno scorso invece è stata occupata dai ragazzi dell'alberghiero per un problema tecnico nella loro scuola. Quante sono le classi interessate da questo problema? Quanti studenti? Allora, noi siamo 250 studenti e quindi 10 classi e più le aule dei professori e i servizi igienici. E dopo la manifestazione di questa mattina, la provincia di Pescara ha fatto sapere e si è presa l'impegno per una nuova sede entro metà novembre. Ma a margine della protesta di questa mattina è arrivata anche una nota da parte di SEL. In questo caso riguarda proprio il cosiddetto ordine pubblico sproporzionato. Secondo il deputato di Sinistra Italiana Gianni Melilla, quello organizzato oggi a Pescara in occasione del corteo di studenti e insegnanti del liceo scientifico Leonardo da Vinci con un'autoblinda in assetto antisommossa della Guardia di Finanza, 5 macchine della Polizia di Stato, una macchina dell'Arma dei Carabinieri, una dei Vigili Urbani. Uno schieramento imponente per un corteo senza alcuna valenza politica, ma con il semplice obiettivo di una sede più decente per una decina di classi di una succursale, dice il parlamentare, che aggiunge: non è stata una bella lezione di educazione civica per quei giovani studenti. Cambiamo argomento. Nel 2013 un ingegnere teramano, Vincenzo Di Nicola, inventò un'applicazione acquistata poi da Amazon, si chiamava GoPago, e tornato a Teramo ha concluso la scoperta di nuovi giovanissimi talenti con un corso di informatica moderna che è stato tenuto proprio nella città teramana. Vediamo. Vincenzo Di Nicola, l'ingegnere teramano che ha venduto la start-up ad Amazon e che ha appena fondato Conio, la prima società italiana di intermediazione per il Bitcoin, la moneta virtuale che ne facilita l'uso e l'accesso, torna a Teramo per la conclusione del primo corso di informatica moderna, un approccio del tutto innovativo al linguaggio della programmazione. A me piace molto insegnare, come ho detto sempre, ho insegnato anche in America, a Stanford, come assistente professore. Però è ancora più bello insegnare nella mia città, dove sono cresciuto, dove ho studiato, e un po' insegnare ai ragazzi quelle cose che io alla loro età avrei voluto imparare. Quindi è stata una bellissima esperienza. Oggi hai portato con te Gregorio e Lorenzo, che sono i due ragazzi di 12 e 16 anni, e loro come li hai visti coinvolti? Allora, quando Gregorio, questo ragazzo di 12 anni, è venuto al corso, sembrava un po' la nostra mascotte, questo bambino che veniva, cercava un po' di imparare. Invece è stato quello, uno dei ragazzi che ha assorbito di più le lezioni. Lorenzo di 16 anni è stato uno che, oltre ad aver assorbito, ha pure creato qualcosa di importante, ha creato dei progetti, per esempio un mini Netflix, un mini sito per poter commentare i film, e tra l'altro l'ho portato adesso a Milano, la nuova compagnia che ho creato come dipendente. Quindi insomma è stato pure bello trovare persone che, sembra strano a 16 anni, però insomma alla fine sono veramente molto promettenti e possono veramente creare cose importanti. Lorenzo Zanotto, 16 anni, hai creato un'app per la consultazione di ricette. Sì, è vero.
Dunque, quando tornavo a casa ero indeciso su cosa realmente andare a cucinare, quindi per questo motivo ho avuto l'idea di realizzare quest'app che consentisse comodamente di cercare le ricette in base agli ingredienti che avessi a disposizione. Questo mi ha consentito anche di mettermi a confronto con quelle che sono le reali esigenze nello sviluppo software nell'informatica di oggi, oltre che affinare molto le mie competenze. Tra l'altro è stata anche un'ottima opportunità per conoscere altri ragazzi e scoprire che il nostro territorio offre molte opportunità ai giovani che vogliono mettersi in mostra e realizzare qualcosa di interessante. E poi non per ultimo c'è Gregorio Pompei, 12 anni, tu cosa hai creato? Io ancora niente, ma sto progettando un'app di un negozio di gastronomia per vedere i prodotti, varie offerte e facilitare le visioni, gli ordini ai clienti di questo negozio, di questa azienda. L'hanno intitolata Io non rischio, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche da eseguire in caso di calamità naturali. In Abruzzo, nelle piazze abruzzesi, sono stati 5.000 i volontari presenti. Vediamo. Due giorni per diffondere un'efficace attività informativa riguardante i principali rischi di carattere naturale, terremoti, maremoti e alluvioni. Si chiama Io non rischio, la campagna promossa dal Dipartimento di Protezione Civile, che ha visto la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. In Abruzzo sono stati coinvolti nell'iniziativa 39 comuni, più di 5.000 i volontari scesi in piazza per dispensare tutti gli accorgimenti da avere in caso di pericolo, tra i quali non uscire di casa fino al termine della scossa di terremoto, ripararsi nel vano di una porta inserita in un muro portante, evitare ascensori una volta in strada, allontanarsi da edifici, alberi e lampioni. In caso di alluvioni non scendere in cantine o seminterrati, evitare di prendere l'autovettura anche solo per metterla al sicuro, raggiungere i piani superiori dell'abitazione, limitare l'uso dei telefoni cellulari ed evitare i sottopassi. In caso di maremoto, allontanarsi dalla spiaggia ed evitare l'uso dell'automobile, se si è in barca, raggiungere il largo allontanandosi dalla costa. Tutte le indicazioni in dettaglio sono disponibili e consultabili sul sito ionorischio.protezionecivile.it. Un film italo-iraniano girato a Pescara, è la storia che racconta di una bambina iraniana arrivata in Abruzzo per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico ed è stato presentato questa mattina. Assessore Di Matteo, questa mattina è stato presentato questo film italo-iraniano girato a Pescara che parla di una storia importante di questa ragazza bambina che è venuta in Italia dall'Iran a operarsi. È una cosa bellissima che lega all'interno di una potenzialità di interscambio tra l'Italia e l'Iran un ruolo strategico dell'Abruzzo, perché viene fatto qui. Viene proiettato qui questo film e in Abruzzo si creano le condizioni perché si possono determinare anche sulla sanità delle accoglienze importanti per chi ha necessità di carattere sanitario, proveniente da stati dove probabilmente ci sono impedimenti a realizzare interventi complicati. L'Abruzzo si rende disponibile a fare questo lavoro, lo farà anche per altre esigenze che si sono presentate per il Venezuela negli ultimi giorni, grazie al nostro SS Venezuela che abbiamo messo come CRAM. E così come l'Abruzzo intensificherà questo ruolo di collaborazione con l'Iran, che è uno Stato che nell'ultimo periodo ha aperto molto all'interscambio internazionale, per far sì che non perdiamo questa condizione e occasione di far crescere anche tramite l'Iran una serie di opportunità che l'Abruzzo può sviluppare. Una donazione di opere artistiche di pregio e a donarle è stato il mecenate Alfredo Paglione al Museo Barbella di Chieti. Vediamo. Paglione allora ha deciso di donare gran parte delle sue opere della collezione privata al Museo Barbella di Chieti. È davvero una bella notizia per tutti gli appassionati d'arte e soprattutto per la città di Chieti, che potrà beneficiare proprio di questa sua donazione. Nella mia mente c'era già, nel mio cuore, il desiderio di lasciare non solo a Chieti, ma a tutto l'Abruzzo, tante mie opere. Le abbiamo più o meno calcolate oltre 2000, però a Chieti abbiamo dato il meglio, veramente le opere più significative. E questa del Barbella è la collezione veramente più prestigiosa che abbia messo insieme, perché ci sono dei capolavori che non sono neanche nel resto dell'Italia.
C'è un busto, ad esempio, di Antonio López García, che è considerato il più grande artista vivente al mondo. C'è la più bella sala al mondo, sempre, di Alice Sasso, che è stato possibile per me mettere insieme, perché ho salvato le opere più belle di mio cognato e quindi ho voluto lasciarle alle mie città. E poi tante altre opere, da De Chirico a Manzù, a Marino Marini, Guttuso, tutti i più grandi. Diceva poco fa, è importante ora valorizzare questi beni culturali in un periodo tra l'altro non facile per le amministrazioni pubbliche. Ed è per questo che lui, all'esito di queste donazioni disposte in favore di ciascuno degli enti da lui scelti, ha deciso di promuovere la costituzione di una fondazione, la Fondazione Immagine, che oggi abbiamo costituito, e lui mi ha voluto, di questo lo ringrazio, presidente onorario insieme a lui. E ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie A con il Pescara che prepara il prossimo match, quello a Udine. Da valutare la condizione di Vitturini, uscito anzitempo contro la Sampdoria, mancheranno certamente Coda, Muric e Jomber. Da verificare Verri, che dovrebbe rientrare subito in gruppo, e Crescenzi e Manai. Oddo ritroverà Zampano dopo le due giornate di squalifica, il commento del pareggio di sabato scorso nella voce di Gaston Brugman. Sicuramente 11 contro 11 qualcosa in più potevamo rischiare, come si è messa la partita un tempo con un meno è stata difficile, però abbiamo ottenuto un punto da grande squadra, da grande gruppo, e questo di sicuro ci tiene più uniti per quello che arriva. Sicuramente il mister mi ha dato delle armi in preparazione che le ho capite subito, e per quello mi sta dando questa fiducia, e sicuramente anche in campo sto dimostrando quello che vuole il mister. Pescara neanche tanto fortunato, Gaston, rigore sbagliato a Roma, rigore sbagliato questa sera dal dischetto, c'è qualche problema. Memusciai e Caprari sono i rigoristi del Pescara. Brugman non ha mai calciato rigori, potresti avanzare la tua candidatura per le prossime volte? No, non cerchiamo di mettere che noi abbiamo fatto gol sul rigore, non mettiamo pressione su questo, perché siccome prima c'era che non facevamo gol, allora diciamo che tutto negativo dopo si genera che non facciamo gol, quindi pensiamo che il prossimo lo mettiamo, calcia qualsiasi compagno, e così facciamo gol. La domanda è quella che purtroppo si fa settimanalmente: questa vittoria che ancora arriva, a livello psicologico comincia a essere un po' un peso il fatto di non riuscire a portare a casa i tre punti? No, ma noi siamo umili, sappiamo la nostra strada, sappiamo che abbiamo giocato contro le prime partite contro grandi squadre, era difficile ottenere la vittoria. Non pensiamo questo, pensiamo partita dopo partita, ora pensiamo alla prossima, e come abbiamo fatto oggi usciremo in campo per vincere. Ai tifosi non possiamo dire niente, che dalla prima giornata fino ad oggi ci hanno sostenuto sempre, anche se non, ancora non arriva la vittoria, quindi applausi per loro anche. Ora passiamo alla Serie D, la settima giornata di campionato vede la prima sconfitta della Vastese, che inciampa con il Campobasso e perde la vetta. Bene l'Aquila e San Nicolò, male Chieti e Avezzano, per cui le squadre sarde si confermano indigeste. Amaolo debutta con un pari, Castelfidardo, ma il 2-2 sa di occasione mancata. Vediamo. La Vastese cade in casa e perde la vetta del girone F. Il Campobasso di Novelli e Corsaro all'Aragona in una partita altamente spettacolare e giocata davanti ad una bella cornice di pubblico. Padroni di casa sfortunati in apertura di gara, poi i molisani colpiscono due volte con grande cinismo con il rigore di Sudan e il colpo di testa di Fioretti. Nella ripresa la reazione d'orgoglio dell'11 di Colavitto, ma la rasoiata di Felici non basta. Prima sconfitta per la Vastese ed ora in testa c'è da sola l'Agnonese grazie al punto colto a Iesi. Si sblocca in casa il San Nicolò, che riesce a dare continuità al blitz di Recanati, e dopo il triss ai Leopardiani ne cala un altro al cospetto del Romagna Centro, una delle squadre più giovani del raggruppamento. La rete di Stivaletta apre le danze, poi due gol di pregevolissima fattura di Napolano e Bisegna, giusto per ricordare quanto talento abbia la squadra di Massimo Epifani, ora a tre punti dalla vetta. Va agli archivi con un po' di rammarico la prima di Daniele Amaulo da allenatore del Pineto. A Castelfidardo gli Adriatici prima vengono infilati da Soragna, poi impattano con Esposito
proposito, nella ripresa l'espulsione di Bordi e il successivo rigore di Antenucci regalano al Pineto il vantaggio di un gol e di un uomo, ma le solite amnesie difensive sfociano nel pareggio di Maisto. E così l'appuntamento con la vittoria è nuovamente rinviato, anche dopo la seconda espulsione di un giocatore del Castelfidardo che chiude in 9. Se non altro, la classifica viene mossa dopo 4 sconfitte consecutive. Non fa più notizia il derelitto Chieti, sul quale passeggia il Matelica, guidato dall'ex Esposito. Avvio soft per il neotecnico matelicese Meco Monaco nella sua città natia. Nel girone G si regala un altro sorriso l'Aquila, che al fotofinish spugna Città di Castello. Il colpo di testa di Bartoccini al 91esimo permette all'11 di Massimo Morgia di dare concretezza alla superiorità espressa nel corso dei 90 minuti. Tante occasioni e tanta mole di gioco, ma anche qualche rischio. L'Aquila però risale ed ora è nel mucchio della parte alta di classifica. In 2 punti ci sono 8 squadre. Momento no per l'Avezzano, per cui le squadre sarde continuano ad essere indigeste. Terza compagine isolana e terza sconfitta per una squadra spuntata. Non basta la rete di Menna, smarrita la solidità d'inizio stagione. Il latte dolce spugna il De Marsi 1-3, anche grazie alla giornata di grazia di Palmas. Per lui doppietta e una rovesciata da antologia. E per domenica i marsicani possono ancora preoccuparsi con la quarta sarda consecutiva, trasferta a San Teodoro. E ora passiamo al calcio a 5. In un Palarigopiano gremito, il derby Pescara a Questapone Unigross finisce 7-1. Il Pescara resta al comando della classifica in coabitazione con il Latina. Vediamo. Si tinge di biancazzurro il derby della massima serie di calcio a 5. Il Pescara domina alla lunga la Questapone, griffando un 7-1 che lascia pochi spazi alle interpretazioni. La squadra di Colini si mostra più forte anche delle tante assenze, fuori causa Duarte, Voltigno, Nicologi, Leggero e Cimanghigno, e piega il quintetto di Fuentes ancora alle prese con problemi di assemblaggio dopo i tanti cambiamenti estivi. Il clima da derby si respira sulle gradinate di un Palarigopiano stracolmo e in campo, dove l'intensità è molto alta. Il Pescara parte bene, ma è l'ex Jonas a sbloccare il risultato al secondo minuto. Il Pescara accusa il colpo ma si rialza, pareggiando al 7° con Rosa. La squadra di Colini ben presto arriva al 6° fallo e De Oliveira può usufruire di un tiro libero, ma non riesce a superare Capuozzo. E allora il Pescara ribalta il risultato, ancora con un gol di Rosa che sfrutta un regalo di Zanella. Il vantaggio mette il turbo ai padroni di casa, che chiudono forte il parziale con la terza rete timbrata da Salas e la quarta rete al 18° di Caputo. Fuentes prova a riordinare le idee dei suoi all'intervallo, ma il tentativo di rimonta nella ripresa viene frustrato dall'espulsione di Jonas, che il Pescara monetizza grazie al 5-1 di Canal, che scrive di fatto la parola fine al derby, anche se l'ex montesilvanese Rosa vuole prendersi il proscenio e lo fa, segnando altre 2 reti che valgono il poker personale e il 7-1 finale. Per l'Acqua Sapone ancora tanto lavoro da fare, mentre il Pescara si gode il primato a punteggio pieno con il Latina. Sono risultati, direi, da prendere con le molle, no? Purtroppo devo dirlo, perché è l'inizio, loro avevano 2 assenze importanti, molto importanti, anche noi. Gli equilibri non ci sono, entrambe le squadre non hanno dei meccanismi ben collaudati, sia loro che noi. Poi devo dire che oggi noi abbiamo fatto una prestazione superlativa, potevamo anche addirittura fare qualche gol in più. Credo che oggi è una partita che tutto lo malo che ti può succedere è successo oggi, no? E per esempio il 7° gol che Murillo con la terra bagnata è andato a terra, e difendendo il 4-3 lo stavamo difendendo anche bene, abbiamo preso il gol e mancava 10 secondi, è una somma di tutto, no? Una somma di tutto che a volte, quando a questo livello, pues, si paga molto caro. Ed ora il basket, la Serie D, la Globo Inforservice Campli sfrutta il calendario favorevole e centra la terza vittoria consecutiva al Pala Borgognoni, batte il Rimini per 77-69. Terza partita e terza vittoria. La Globo Infoservice Campli si regala il primato del girone B a punteggio pieno in coabitazione con Bisceglie. Brava la squadra di coach Millina a sfruttare il calendario di avvio stagione e, dopo aver superato le Molisane, Isernia e Venafro, ha regolato al Pala Borgognoni l'NTS Informatica Rimini, squadra di giovani presi per mano dal veteranissimo Charlie Foiera. Ancora un totem capace di dire la sua sotto le plance. Il quintetto farnese però, con Gatti in campo, benché
non al 100%, è partito in maniera decisa, imponendo da subito la sua superiorità. Prima sgasata nel primo quarto, chiuso 19-11, secondo parziale poi da 27-15, con i romagnoli che non trovano rimedio alle iniziative di Bottioni e Petrucci e alla mano rotonda di Serroni. Dopo l'intervallo Campli torna sul parquet, sazia, e allora la gioventù di Rimini viene fuori, presa per mano dall'ex Rosetano Foiera, 60-47 al trentesimo. Rimini si ravvicina fino al meno 10 prima che Bottioni non tolga le castagne dal fuoco con un parziale di 6-0 per il 68-52. Gara in ghiaccio poi rifinita con l'ulteriore riavvicinamento di Rimini fino al 77-69 definitivo. 4 quinti dello starting five farnese in doppia cifra, top scorer Serroni, 19 punti con 9 su 10 dalla linea della carità, prestazione totale per Bottioni, 12 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, 12 per Petrucci, mentre sfiora la doppia doppia Serafini, 10 punti e 9 rimbalzi, 8 punti per Duranti e Gatti, per Rimini 20 punti e 8 rimbalzi di Foiera con 9 su 15 da 2, doppia cifra anche per Battistini, 12 punti. La Globo Info Service si gode la classifica e può preparare al meglio la trasferta sul campo della Bauer Matera del cecchino pescarese Federico Lestini, una delle squadre più quotate e attrezzate del girone D. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nell'edizione delle 23. Buona serata.